Ma ciao a tutti, caffenomani miei, e bentornati qui su Apple Caffè. Oggi vorrei parlarvi di una soluzione che per me è stata una mano santa, nonostante le recenti sfighe che ho avuto. Qualcuno che mi ha seguito anche nel mio canale personale di blog personale, a cui vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Io ho un canale di blog personale in cui parlo dei fatti miei. Visto che ho dovuto per un certo periodo utilizzare un vecchissimo MacBook dove avrei dovuto scaricare tutte le email di tutti i miei vari account di posta con il vecchio mail dei sistemi operativi precedenti all'ultimo, il Capitan, perché su questo vecchio Mac non, ho preferito non installare il Capitan, è stata una tortura. Dovevo aspettare un'eternità sia provando a configurare i miei account di posta elettronica da preferenze di sistema, sia direttamente dall'interno dell'applicazione mail, quella di default, soltanto per aspettare che si prenda la password, che faccia la verifica con mail. È una cosa, e poi senza motivo non te l'accetta. Un'ansia pazzesca, e soprattutto poi sei costretto con mail, non so per quale motivo, a scaricarti tutto lo storico, a meno che non lo cancelli dai server, quindi da dentro il sito di Gmail piuttosto che Yahoo, quello che sia, quello che avete voi. Ed è una cosa inaccettabile. Allora, fino a che si utilizza il programma di posta mail di default su un Mac recente con un sistema aggiornato, l'ultimissima versione di software, eccetera. Allora, fino ancora va bene, almeno io non ho avuto questi grandi problemi sul Mac che ho in uso quotidianamente. Adesso purtroppo quel Mac è in riparazione e quindi devo necessariamente tirar fuori il vecchio carretto. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Quando stai sul vecchio carretto, mail è veramente una cosa da battere la testa. Quindi ho deciso, nonostante mail sia di base un programma accettabile e gratuito, ho preferito pagare, ebbene sì, pagare dei soldi per avere un programma di posta elettronica di terze parti, visto che in questo periodo viene molto promosso anche addirittura all'interno del Mac App Store, nonostante sia contro l'interesse di Apple, il fatto di promuovere un software di terze parti che gestisca la posta elettronica e che faccia vedere che le difficoltà che ha mail in teoria non ci dovrebbero essere. Nonostante questo programma, questa applicazione Mac è molto promossa e molto ben recensita dai vari utenti che la stanno utilizzando, e quindi mi sono convinta a investire queste 9,99 euro, 9, attenzione, 9,99 euro. Vi faccio proprio vedere che clicco paga, compra, quindi neanche a dire che ho avuto in prova qualcosa, una demo, no, ho speso questi soldi. E con la curiosità addirittura di lasciare in background la schermata delle preferenze di mail, che continua a tentare di aprirmi gli account di posta che sto cercando di configurare e continua a mantenermi in pausa per un'eternità. E mentre mail sta ancora pensando se e come abilitarmi a aprirmi i miei account di posta elettronica, potrete vedere che io tranquillamente scarico un programma che pesa circa 48 mega, viene installato, lo apro, lo configuro, ben 4 caselle di posta elettronica senza il minimo problema, cioè della serie 5 secondi per ognuna di queste 4 caselle di posta elettronica. Intanto mail sta ancora lì che pensa come fare a configurarmene una di casella. Quindi questo è un banco di prova molto importante. E poi vediamo come è carino il fatto di poter personalizzare l'interfaccia grafica di questo programma AirMail. Quindi, oltre ad essere veloce e pratico da usare, è carino perché si può molto ben configurare e molto facilmente personalizzare con l'ausilio di cartelle di posta per argomento. E in più ho notato con sommo piacere, perché la mia grande preoccupazione che era che non venisse rispettata una certa suddivisione di cartelle di posta elettronica personalizzate che avevo fatto sull'altro mio Mac, quindi per dire non solo la classica cartella di email importanti, ma anche cartelle dove io organizzo per esempio determinate mie risposte alla tanta posta che ricevo, quindi suddivisa per argomento, per esempio le risposte ai soci dell'associazione culturale per dare istruzioni per iscriversi, piuttosto che risposte a giornalisti che mi propongono articoli da vedere, insomma una serie di cose che temevo non avrei ritrovato dentro AirMail dopo averlo installato e configurato le mie caselle. Invece, con mia somma sorpresa, come ho configurato le caselle e soprattutto avendolo fatto con grande velocità, a differenza di mail che ancora ci sta pensando, mi sono ritrovata tutta questa suddivisione con tutte le email che avevo suddiviso per argomento in anni. E devo dire che, insomma, questo è stato veramente
positivo, molto positivo, e poi è molto facile da personalizzare anche per quanto riguarda, per esempio, le firme, memorizzare la firma da mettere in calce ad ogni messaggio. In più ci sono vari temi con cui potete personalizzare l'aspetto della posta in entrata, della posta che avete inviato, eccetera. Quindi potete decidere che si veda più testo o meno testo, che ci sia la suddivisione tramite colori, che ci siano le icone o meno che raffigurano gli utenti con cui vi scambiate la corrispondenza, eccetera. E poi, anche se dovete gestire più account di posta elettronica contemporaneamente, come nel mio caso, è carino perché potete decidere che se ne veda o solo uno alla volta o tutti insieme contemporaneamente. E devo dire che comunque è molto pratico e molto veloce da usare. E poi, oltre alla posta, potete fare in modo che alcuni messaggi vi facciano da to-do list, cioè metterlo nella lista di cose da fare, metterlo nella lista di cose già fatte. Tutto dipenderà da come volete voi configurare questo vostro interfaccia utente, e quindi mettere o meno una serie di opzioni in più che potete tranquillamente e facilissimamente controllare dalle preferenze interne a quest'app. Supporta tranquillamente la posta di iCloud, la posta di Gmail, Yahoo, Microsoft Exchange, tutti i vari IMAP, POP3, AOL, insomma un sacco di roba. Vi lascio il link di questa applicazione Mac in descrizione, così poi potete anche andare a consultare all'interno del Mac App Store tutti i vari requisiti e compatibilità eventuale col vostro servizio di posta elettronica preferito. E c'è anche la versione per iOS, attenzione, quindi se vi piace, vi abituate con Mac, oppure se non avete il Mac e avete solo i dispositivi iOS, potete anche fare un pensierino sul provarla per iOS, perché magari potreste trovarvi meglio rispetto all'applicazione di default Mail. Inoltre, anche le notifiche, anche su Mac, sono abilitate, così come con Mail potrete vedere nell'angolino l'avviso che vi è arrivata una nuova email. Insomma, assolutamente consigliato, e mi trovo d'accordo con i voti favorevoli espressi sia nell'App Store per la versione iOS, sia nel Mac App Store per la versione Mac. Spero quindi che questo video possa esservi utile. Se sì, ditemelo con un pollice in su qui nel riquadro YouTube, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi gratis a questo canale. Tanto basta un clic qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè. Potete seguire le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F e senza accenti. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.